Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, oggi parleremo della dieta per dimagrire, quindi una dieta ipocalorica. Partiamo subito dalla base. Per dieta ipocalorica si deve assolutamente, quindi per perdere peso, si deve assolutamente entrare in un deficit calorico. Per deficit calorico cosa intendiamo? Intendiamo dire che noi dobbiamo assumere giornalmente attraverso il cibo meno calorie di quanto ne consumiamo facendo le nostre funzioni basilari, cioè il nostro corpo svolge le funzioni basilari senza poi allenamento, senza nulla. Una volta che abbiamo trovato il nostro introito calorico, che poi in un altro video ragazzi vi mostrerò in maniera dettagliata come andare a trovare il nostro introito calorico, attraverso una semplice comunque operazione andremo a trovare quello che serve al nostro corpo per sopravvivere, quindi per fare le funzioni vitali. Ma intanto in questo video vi vado a spiegare in maniera semplice quali sono gli approcci più frequenti, più visti, comunque più utilizzati dalle persone, quali secondo me sono i più efficaci. Tra i vari comunque protocolli, possiamo chiamarli così, per una dieta ipocalorica c'è la classica chiamata dieta da frigo, quindi colui che ha una dieta prestabilita viene di solito comunque associata a un dietologo, perché il dietologo di solito dà una dieta ben stabilita, tu il lunedì, il martedì, il mercoledì fino al sabato e poi la domenica di solito dà il pasto libero, hai delle cose da mangiare e tu non hai facoltà di scelta. Per molte persone ragazzi è molto semplice seguire una dieta così, perché non devono andare a cercare gli alimenti ma hanno tutto scritto fino alla grammatura di quello che devono andare a assumere, quindi non perderanno tempo, comprano quegli alimenti, li cucinano, li pesano, quindi mi raccomando ragazzi, pesate gli alimenti sempre prima di cucinarli e poi li mangiano, molto semplice. Poi ragazzi invece passiamo a degli approcci più innovativi, degli approcci che stanno nascendo soprattutto e stanno prendendo piede nel mondo del fitness, soprattutto in questi ultimi anni, e sono la dieta flessibile, che comunque è secondo me un approccio molto molto interessante, perché con la dieta flessibile voi riuscite ad avere dei macronutrienti da rispettare nell'arco della giornata attraverso le vostre calorie che avrete per quel giorno, ma siete voi a scegliere gli alimenti. Però questo cosa vuol dire? Non perché avete 1900 calorie, come avevo detto nello scorso video, potete assumerle con panini del McDonald's, ma se avete 1900 calorie, 2000 calorie, lì dovete assumere almeno per l'80-90% di tutte queste calorie giornaliere con cibi puliti. Per cibi puliti ragazzi intendiamo fonti nobili di macronutrienti, quindi di carboidrati, di grassi e di proteine. Poi in un prossimo video ragazzi vi andrò a spiegare quali sono le differenze tra le varie tipi di proteine, di grassi comunque e di carboidrati. Quindi ragazzi, facendo un breve riassunto, la questione è molto semplice. Soprattutto due approcci per la dieta ipocalorica. Il primo approccio è la dieta da frigo, semplice, concisa, di solito la dà, come detto, un dietologo. Tu hai quelle cose da rispettare nell'arco della settimana, avrai un pasto libero e tutto finisce lì. Dieta flessibile è un po' più complicata da applicare se non avete molto tempo, ma se avete il tempo ve la straconsiglio di provare, perché se appena entrate comunque nel ritmo riuscite a calcolare i macronutrienti in maniera molto semplice, ma avrete molto più possibilità di spaziare e di mangiare quello che vi va comunque nell'arco della giornata. Naturalmente mi raccomando ragazzi, il 90% o l'80-90% deve essere soprattutto cibo pulito. Quindi ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel pollice in su se volete altri video di genere, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate qui sotto con cosa ne pensate di questi tipi di video e se vi piacciono, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella!